2001-2021, come ci siamo arrivati, è il titolo di una pubblicazione del Comune di Pozzallo sul 20° anniversario dell'istituzione della Capitaneria di Porto, dopo l'avvio delle procedure per la concessione della cittadinanza onoraria del Comune di Pozzallo al Corpo delle Capitanerie di Porto. Un opuscolo curato da Gianni Stornello raccoglie le testimonianze dei protagonisti di ieri e di oggi, che oltre ad evidenziare l'importanza della Capitaneria di Porto per il territorio della provincia di Ragusa, ripercorrono le fasi che portano al decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001 che elevò il circomare di Pozzallo a Capitaneria, evidenziando il ruolo fondamentale che ebbero il territorio e alcune sue rappresentanze istituzionali del periodo. Interessanti in questo senso gli interventi del sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna, del commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, di Mario Chipinti, ex senatore ed ex sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione, dell'ammiraglio Eugenio Sicurezza, all'epoca comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L'istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo si rivelò ben presto lungimirante, viste le incombenze alle quali l'autorità marittima ha dovuto fare fronte nel tempo. Come scrive il sindaco Amatuna, senza la Capitaneria di Porto a Pozzallo avremmo avuto strumenti limitati nel gestire fenomeni complessi come quello ancora attuale dell'accoglienza dei migranti. E anche per questo, continua il sindaco, che abbiamo sentito il dovere di avviare l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Pozzallo al Corpo delle Capitanerie di Porto, un atto simbolico che evidenzia il legame e la riconoscenza della collettività pozzallese per un'istituzione fondamentale nell'intensificazione di una relazione fra Pozzallo e un intero territorio con il suo mare e la sua costa. In Come ci siamo arrivati scrivono, su 20 anni della Capitaneria di Porto, il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, il presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo Quintilia Celestri, il comandante della Direzione Marittima di Catania contrammiraglio Giancarlo Russo, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il capitano di fregata Donato Zito, Gianluca Manenti, infine presidente provinciale di Confcommercio. Copia digitale della pubblicazione scaricabile dal sito internet del Comune di Pozzallo. Le copie cartacee della pubblicazione dell'opuscolo saranno invece disponibili nei prossimi giorni a cura sempre del Comune di Pozzallo.